Buongiorno ragazze e bentornate in un nuovo vlog. Allora, oggi è sabato 27 novembre, sono all'incirca le 11:15, io sono in lavanderia. Diciamo che ho passato una nottatina un po' così perché Alex gli è venuta la tosse, quindi stamattina intorno all'una gli ho fatto fare l'aerosol, i lavaggi nasali e poi è riuscito a dormire sebbene seduto, di modo che non gli venisse questo, diciamo, carico di tosse. E ha dormito un po' con mia suocera perché era nel lettone con noi, con i gemelli, però se no poi insomma rischiava di svegliarli, quindi ha dormito qualche ora con lei. E poi stamattina me lo sono rimessa nel lettone, so che non si farebbe, però i miei cuccioloni. E nulla, sta ancora dormendo perché comunque ha passato una nottatina un po' così. I gemelli hanno fatto due puppate per uno, quindi meno del solito, e Nathan ha dormito nel lettino, quindi speriamo che anche stanotte vada così. Nulla, oggi penso che staremo a casa anche se il tempo permetterebbe di uscire, non lo so, magari il pomeriggio facciamo una passeggiata, dipende, vediamo un po', altrimenti stiamo a casa tranquilli, senza problemi. Allora, io devo lavare le lenzuola, le coperte, ho lavato tutto appunto a fronte della nottata passata. E poi oggi avevo intenzione di fare un dolcetto che veramente non so quanto tempo è che non faccio una torta. E mio marito mi ha chiesto, mi ha detto, ma me la fai una torta? E posso dirgli di no. Quindi stavo un attimo pensando che torta fare, magari con lo yogurt, con le noci, tipica di questo periodo, con un po' di cioccolato. Vediamo, insomma, un bel dolcetto ci sta proprio. Voglio anche io di mangiarmi una fetta di dolce. E stamattina alle 6:30 ero in piedi perché ho cambiato i gemelli, erano svegli e quindi avevo già preparato il ragù per domani con le puntine dentro e verrà veramente buono perché il ragù con più un po' di carne dentro, mamma mia, buonissimo. Poi ho preparato la zuppa di fagioli con la pancetta per mio marito. Ho già preparato la carne, l'ho messa già nella teglia con le spezie, l'olio, il miele per stasera. E per pranzo farò invece la carbonara, che è un po' che non la faccio. E quindi ora spero di riuscire a fare anche la tortina. Comunque adesso faccio la lavatrice e poi salgo su e vediamo di fare il dolcetto insieme. Qui sono tornata al piano di sopra, sono le 11:42, ora vi faccio vedere. Allora, ho la pancetta che si sta cucinando, ho messo sull'acqua della pasta, qui c'è la pappa per i gemelli, mentre di qua quello che vi avevo detto prima che avevo preparato, quindi il ragù con la carne, che è veramente veramente buono perché l'ho assaggiato. E questa è, che mi chiedete spesso, la zuppa con la pancetta per mio marito, piccante. Praticamente faccio rosolare sedano, carota e cipolla e ci aggiungo poi i fagioli cannellini, un po' di peperoncino, un po' di spezie, aggiungo poi un po' di polpa di pomodoro e la pancetta e faccio cucinare per almeno un'oretta, aggiungo di tanto in tanto un po' di acqua, lui piace tantissimo, infatti non so se la mangerà stasera dopo lavoro oppure domani, perché comunque insomma si conserva, ecco. Poi ho preparato gli ingredienti per la torta, quindi ora vi appoggio qui, opla. Ok, quindi io vado anche un po' ad occhio ormai, tre uova,
un vasetto di yogurt bianco, una bustina di lievito, una di vanillina. Ho rotto e pulito delle noci, sono 6. Aggiungerò poi un po' di latte. Non userò lo zucchero, ma metterò 2 cucchiai di miele. E volevo mettere anche un po' di Nutella, insomma. Una bella torta, dato che è un po' che non le faccio, ce la facciamo bene. Quindi adesso, ovviamente ho dimenticato di tirarla fuori, 2 bicchieri di farina. Adesso mi metto a fare la torta, così accendo anche il forno e la facciamo insieme. Thank you.
mangia. Carbonara pronta, io sto dando la papaglia. C'è anche Alex che gira. Adesso mangiamo. Thank you.
finalmente fai i compiti. Sono le 13:27, io ho finalmente finito tutta la cucina e niente, adesso fai i compiti, poi lavo terra, ho preparato il mocio, faccio il mocio su una lavatrice e porto a dormire uno dei due gemellini. Quindi concluderò il video con le ultime clip di pulizia. I gemellini sono qui. Niente, spero che